è il sindaco di Casa Pesenna che purtroppo non ascolta da un po' di anni. Mi posso capire, però diciamo che non. Guarda, io ho indicato te fra i possibili mandati. Dato che ci abbiamo da tanto tempo, amore e odio. Ci riprendiamo, stasera facciamo di questo. Ci spieghiamo un poco di storia. Buonasera a tutti, sono contento di vedervi numerosi, nonostante il tempo in questi giorni ha fatto un po' di scherzi, però ci siamo ripresi anche da questo. Siamo, diciamo, non ci vediamo da quando sono finite le attività estive. Un programma estivo che abbiamo chiuso alla meglio, abbiamo realizzato in tempi record e adesso ci prepariamo per quello che è poi il programma invernale, il programma natalizio. Prima di questo però era doveroso questa tappa, è la prima volta che presenti... È la prima volta che lo presento... Dalle nostre parti. Sì. Era, da noi si dice la tardanza non è mancanza, si dice, quindi era, si doveva fare prima forse, però... Appena 4 anni fa è uscito questo libro. Però diciamo che stiamo rimediando. E, consentimi di dire che un'amministrazione come quella di Casa Pesenna, che ha un'età media poco più di 30 anni... Non so, siete giovani assieme. Diciamo la... Ve li portate male. È detto da Mario De Michele, che ha 18 anni, infatti la settimana scorsa. Diciamo che tra un'amministrazione che ha un'età media così bassa, la conseguenza fisiologica più diretta è proprio quella di mettere un po' sempre più nell'angolo, no? Determinati atteggiamenti, determinate modi di pensare, di comportarsi. Colgo l'occasione per esprimere la solidarietà personale a Mario De Michele. E sicuramente anche a nome dell'amministrazione. Quindi siamo qui per dare seguito alle parole, per fare anche i fatti, come si suol dire. Quindi siccome la serata sarà piacevole e la discussione sarà molto bella, perché bello è il libro che stiamo presentando oggi, io non mi dilungo e passo la parola al sindaco, che fortemente ha voluto questa cosa. Grazie. Grazie, buonasera a tutti. Quando tempo mi dai? Io? Di vita? No, di vita basta. Hai sopravvissuto? No? Andiamo avanti. Io onestamente, Gianluigi diceva, sono 4 anni che Salvatore ha messo in piedi questo libro. Vabbè, noi ci siamo sentiti 5-2 anni fa. Ci siamo sentiti circa 2017. Quindi onestamente questa sera sono cambiato un poco il senso della serata. Innanzitutto partiamo per i ringraziamenti e saluto a tutti quanti voi e ringrazio Salvatore Minieri per avermi dato la possibilità di averlo qui e per noi veramente grazie a voi. È un onore e un piacere. Grazie. Ringrazio Giovanni Arrucci che è sempre disponibile, ma il sabato non ha avuto problemi. No, che non ha letto il libro e lo sta leggendo adesso, dottore Arrucci. No, è venuto impreparato, lo interrogo. Il sabato un po' di problemi. Sabato un po' di problemi di gestione, poi non diciamo di che cosa. Ringrazio l'avvocato Grasso per la disponibilità e ringrazio Mario De Michele per essere qui presente questa sera, nonostante tutti quanti sappiate quello che è successo, sapete quello che è successo ieri, un atto di una verità inaudita, ma
mi permetto di dire che conosco Mario da anni, ci lega un rapporto di stima e di amicizia e conosco Mario e so come la pensa su queste cose, perché le abbiamo vissute insieme in parti inverso. Quindi noi dobbiamo creare, questo è l'appello che faccio oggi a tutti quanti, al tavolo di presidenza, ai cittadini, a tutti i giornalisti presenti. Mario ci viene a dire spesso una frase che quando si gioca e si combatte contro l'illegalità siamo tutti della stessa parte del campo. Non esistono cose diverse e pensieri diversi. Siamo contro il malaffare, contro la camorra, contro la criminalità organizzata, contro qualsiasi tipo di violenza, e chi vuole imporre, diciamo, il diritto a non parlare, a non scrivere e a non esercitare il proprio ruolo, il ruolo di qualcuno per l'interesse della collettività. È inutile dire che hai la vicinanza di un popolo intero, è inutile dirlo, perché già sai. Ma nonostante ciò, noi dobbiamo andare avanti a testa alta e gridare sempre di più, diciamo, il marcio che sta sotto e cacciarlo fuori, perché è il nostro dovere amministrare, parlo come sindaco, negli interessi dei cittadini. Un territorio difficile, perché l'episodio che è successo ieri a te ha segnato un po' il percorso del nostro, diciamo, territorio. Questo ci insegna a non abbassare la guardia, ci insegna che le nuove generazioni, meno male una parte minoritaria, sono ancora affascinati dal potere facile, dal soldo facile. E per questo diciamo che lo Stato deve stare attento e deve scendere in campo e mettere in campo i migliori professionisti per la lotta alla criminalità organizzata. È così, e questo, diciamo, il nostro, diciamo, modo di pensare. Noi abbiamo ereditato questo paese nel 2014. Mi ricordo quando siamo venuti qui in questa struttura, che non era così giovane, 2014 era una struttura, diciamo, in fase di nascita. Abbiamo creato il caffè letterario, infatti ringrazio pure l'associazione Elisabetta, i ragazzi che gestiscono questa struttura con sacrifici, perché comunque si devono autofinanziare. Quindi, e anche quindi l'applauso lo facciamo a loro. Minieri è un democristiano nato proprio. Grazie a tutti, ringrazio. Sono orgoglioso di essere stato un democristiano. Ah, ce l'ho preso. Ci hai preso benissimo. C'ho l'occhio da giornalista. Io rimpiango ancora Andreotti, signore, è vero, quando lo votavamo insieme Andreotti. La signora, quante volte? La signora come no? Lei non ha come Andreotti. Che mi votava? Partito Comunista? Bravo. Facciamo un applauso alla signora. E quindi dicevo, abbiamo lavorato comunque per ridare questi beni confiscati alla camorra. Abbiamo parlato un po' di storia di come sì, di questo bene confiscato, ci arrivi tu con il tuo racconto. E il nostro interesse, il nostro interesse è sempre quello di lavorare e dare progetti e fare attività a favore dei cittadini. Stavo dicendo, noi quando venivamo qui nel 2014 stava, diciamo, una struttura in fase di realizzazione, e su questo non mi stancherò mai di dirlo, Giovanni Allucci da anni, se non sbaglio nel 1994, 98 e rappresenta la Rinasce, un consorzio di comuni che gestisce bene i confiscati. Poi, diciamo, nel tempo, negli anni, si sono avuti grandi risultati. Noi qui a Casapesenna, oltre al caffè letterario, abbiamo
l'ostello della gioventù, che pure un bene cominciato che funziona. Abbiamo ottenuto un finanziamento di 1.450.000 euro per il casificio sociale, sempre bene cominciato al Capardo Raffaele con il di Michele Zaccaria. Stiamo lavorando ancora per dei progetti, venne convistato Zaccaria dove stava via Corso Europa, vicino al comune, anche lì abbiamo fatto un progetto per ridare il bene confiscato alla Cavour. Adesso lavoriamo su via Genova, un bene confiscato a Nobis, e vogliamo dare e ridare e mettere a servizio dei cittadini il bene confiscato alla Cavour. Detto questo, non voglio dilungarmi, però voglio fare un piccolo passaggio e far capire che i beni confiscati, il comune, chi gestisce, diciamo, queste strutture sono di tutti quanti, non sono marchiati da nessuno, cioè non c'è un padrone. Questa struttura è del popolo, di Casapesenna e del territorio, quindi va vissuta e quindi noi continueremo a fare questo. Beh, per quanto riguarda Salvatore, come ci siamo arrivati? Mo arriva la parte brutta, come l'ha detto. Ci siamo arrivati perché ci siamo conosciuti, perché lo reputo un pazzo sfrenato come quello che ha alla mia destra. Grazie, apprezzo molto le parole del sindaco. Nel 2017, senza dare troppo ai dettagli, leggo un post di un giornalista con il suo nome e cognome, dove fa delle affermazioni che non sto qui a raccontare. E dopo circa mezz'ora, dopo aver letto questo posto, ci siamo sentiti, mi ha chiamato, lei è il sindaco di Casapesenna? Sì. Lei è sottoscorta? Sì. Perché nessuno parla di lei? Non lo so, lo devi dire a me. No, la domanda vera che devo fare è: perché si parla soltanto di Casal di Principe? Ah, questo lo ci prego, soltanto questo. Perché? E vedo che siamo in sintonia io e il pubblico a questo punto. No, vabbè, come tutti i democristiani. Come tutti i democristiani, dice il dottor De Michele, insomma. Fate delle scelte. E dall'epoca, voglio dire, da allora siamo rimasti, diciamo, persone conoscenti, che abbiamo stretto. Siamo diventati amici a prescindere dai rapporti politici, rapporti. E di stima. Poi, improvvisamente, due mesi fa, questa proposta per la presentazione del libro a Casapesenna, perché sì, lui non riusciva ad entrare in questo territorio, diciamoci la verità, sì, e ha detto: io voglio presentare questo libro, lo voglio fare a Casapesenna in questo momento, perché, diciamo, è il momento che tutti quanti, diciamo, possono apprezzare questo libro che ho scritto, e quindi pure Salvatore Minini avrà la possibilità di spiegare e dire il suo pensiero. Prima di passare la parola a Mario, la verità è che ho scelto questo momento per un motivo ben preciso, perché le accuse su Marcello De Rosa sono cadute tutte. Perché oggi, stasera, siamo a una settimana dall'archiviazione. Effettivamente abbiamo avuto la notizia 10 giorni fa di questa archiviazione. Avete avuto la notizia? Da Campagna Notizie. Da Campagna Notizie, c'è il direttore di Campagna Notizie. Casualmente il direttore di Campagna Notizie. Abbiamo avuto la notizia. Abbiamo appreso da Campagna Notizie. Di Campagna Notizie. Tutte queste accuse sono cadute e sono state archiviate. Perché ho voluto essere qui a tutti i costi? Perché, soprattutto perché ho letto un solo articolo che diceva: guardate che Marcello De Rosa non è un camorrista, lo ha certificato l'antimafia, lo hanno certificato i magistrati. Ne ho letto uno solo di articolo, lo ha scritto Mario De Michele, che ha accusato Marcello De Rosa per anni. Stasera non ho avuto il coraggio di venire qui e mi fermo qui, perché tu mi conosci, quando mi parte l'embolo io sono, e io ho due o tre difetti, due di questi pesantissimi: democristiano e juventino. Qua mi ammazzeranno. Io si è appagato sul fatto del... Vabbè, dopo vi faccio conoscere me. Non si sa mai. Quindi per me era importante venire qui già prima, però abbiamo parlato tempo fa io e Marcello,
E io dissi: Marcello, guarda, quando cadranno tutte queste accuse? E lui era titubante, era molto preoccupato. Poi qualche giorno fa ci siamo sentiti, peccato non aver scommesso, perché avrei vinto la scommessa io. Ho detto: chiudiamo questa questione, dopo l'archiviazione vengo a presentare questo libro. Ed eccoci. Promessa mantenuta. Promessa mantenuta. Giuro da democristiano, visto che Mario De Michele mi prende in giro, giuro sul serio, che avevamo già affrontato questa scaletta con questi relatori così importanti, così autorevoli. Poi 48 ore fa, poco meno, da una macchina sono partiti 10 colpi di pistola verso la macchina di Mario De Michele. Chi ha sparato per uccidere. E questo signore qui con la barba e tutti quei capelli che io gli invidio, vedete? Avete capito? Vabbè, mi invidi anche altre cose. Ti invidio anche altre cose. C'è una differenza. Mario De Michele, dopo 24 ore da un attentato spaventoso, 10 colpi di pistola, voi immaginate 10 colpi di pistola sparati all'altezza della vostra auto mentre state guidando. Altre persone non sarebbero riuscite a parlare per 3 mesi per lo spavento. Mario De Michele aveva preso l'impegno con noi stasera e con voi stasera. Mario De Michele. E a proposito di giornalisti senza padroni e senza padrini, soprattutto, io passo proprio il microfono a Mario De Michele. Buonasera. Mario. Grazie a tutti. Potrete pensare che sono più, diciamo, moscio del solito, ma non è così. Non perdo l'entusiasmo, non perdo il mio sarcasmo, a volte spietato, a volte eccessivo, però è uno dei pochi miei pregi. Io voglio dire in premessa che sarei stato probabilmente tentato di non partecipare a qualsiasi altra iniziativa pubblica così poche ore dalla vicenda che mi è capitata. Però sto qua solo per un motivo, e non ho avuto dubbi di esserci. Sto qua perché Casapesenna non è più la roccaforte del clan dei Casalesi e di Michele Zagaria. Casapesenna è una città dei cittadini di Casapesenna, e questo anche grazie a un'amministrazione comunale, a una classe dirigente, a un mondo associativo che realmente, con i fatti, con l'impegno, non a parole, non con gli slogan, ha contribuito negli anni e ha affiancato nel primo mandato dell'amministrazione De Rosa, ha contribuito, dicevo, alla crescita sociale, culturale e anche di tipo civico, facendo in modo che oggi Casapesenna non è più una città da additare e da etichettare sempre con questo maledetto marchio della camorra, dei Casalesi, di Zagaria, di Iovine, di Sandokan, di ne sono un sacco, che mi scordo l'altro importante tra virgolette. Bidognetti. Il famigerato Bidognetti. Quindi la mia presenza qui dipende proprio da questo, e dipende, perché a me non piace, a differenza di altri, ammantarmi di ipocrisia, perché l'attuale sindaco di Casapesenna è Marcello De Rosa, e con Marcello io poi deve più lui a me, perché come diceva Salvatore, modesto, sempre modesto Mario De Michele, diceva Salvatore,
diciamo nei tempi in cui Marcello De Rosa era Totolina, era, io ero il braccio destro di Totolina, perché ero l'unico che diciamo non difendeva, cercava di fare un'operazione di verità. Di verità. Fare il cronista in base ai fatti, in base alle delibere, in base alle iniziative, in base agli abbattimenti della casa della famiglia Zagaria. Qui ci sono riusciti, a Casale no. In base all'utilizzo dei terreni, in mezzo a due fughi. In base all'utilizzo dei terreni confiscati alla Comune e diventati isola ecologica. Però gli applausi un po' più di entusiasmo, sto dicendo cose semplici. Anzi, poi dici che sono io un democristiano, tu te lo chiami proprio l'applauso? No, io dico De Mita faceva così. Io dico che c'è un pubblico piccolo. Pomicino faceva così. C'è un pubblico piccolo. In base al fatto che alla vostra, non dico estrema destra perché non mi vale, ma alla vostra sinistra, estrema sinistra, c'è Gianni Annucci, che gestirà l'area PIP, sì, realizzata dal comune di Casapesenna, e per scelta dell'amministrazione comunale De Rosa sarà affidata al consorzio Mario Rivera. Vabbè, dice il sindaco che è già affidata, è sempre un burocrate. La sostanza, ti ho intervistato pure sul fatto che è già affidata. Che voglio dire? Che siamo la mia battaglia, dicevo, Marcello deve più lui a me, perché non ti nascondo, Salvatore, che in quegli anni si rischiava di essere stritolati anche da un sistema e un circo mediatico che mirava a delegittimare, a infangare e a screditare chiunque fosse in qualche modo critico del professionismo, rispetto al professionismo della anticamorra, rispetto a i finti legalitari. Ma quel circo, il tendone è ancora in piedi, Mario. Un tendone in piedi, il circo consenti, essendo io un presuntuoso megalomane, ho contribuito e ne sono fiero, quantomeno farne qualche tendone, io non lo vedo più in piedi, sono più felice, a scardinare quel sistema. E l'ho fatto in un periodo in cui quel sistema dell'antimafia di facciata era molto più forte, anche più pericoloso, tra virgolette, rispetto a un giornalista. Però debbo io una cosa importante a Marcello. Al di là della sua amicizia, in verità sono più amico di lei, ci dico dove sta, perché Mary mi risponde al telefono quando chiamo, Marcello dice è un mio amico ma non mi risponde mai al telefono. E non solo, spero. E neanche i messaggi deve rispondere, cioè. Però io ho sposato una causa, ho fatto una battaglia, ci ho messo la faccia, ci ho messo la firma, ci ho messo la testata. La DDA giustamente ha aperto un fascicolo. Giustamente e bene ha fatto un'indagine accurata, meticolosa, certosina, giusto così. Grave sarebbe stato se non fosse stato così, perché anche su chi sugli amici, su chi si ritiene intoccabili, o mi correggo, su chi si ritiene insospettabili, se ci sono elementi che possano indurre un magistrato a sospettare di eventuali reati, è giusto
oltre che obbligatorio, lo prevede la Costituzione italiana e il codice di procedura penale, abbiamo un illustre avvocato e professore dei docenti universitari, è giusto che la magistratura faccia tutto e anche di più per verificare eventuali responsabilità di tipo penale, contabile, amministrativo, civile, eccetera. Però nel momento in cui noi passiamo ai raggi X, Marcello De Rosa, e dico, ripeto giustamente, e per fortuna c'è una procura antimafia a Napoli diretta dal dottore Melillo, una procura generale. Il dottore Melillo gestisce e guida tutta la procura di Napoli, però c'è l'ala della DDA di Napoli che ha condotto un'indagine serissima in cui Marcello De Rosa risultava anche con quante donne non è andato, perché è l'unico sindaco di tutta Italia nelle cui intercettazioni non c'è il nome di una donna. Mi preoccupo anche per i suoi gusti sessuali a questo punto. Bene, grazie, noi chiudiamo qui a questo punto. Il microfono di Michele. Mi preoccupo seriamente. Ma manca una scena elegante, se oscilla niente. Con la moglie. Però dicevo dopo che Marcello De Rosa viene passato a Raggi X, subisce TAC, risonanze magnetiche, analisi del sangue. Insomma, si fa di tutto giustamente di tipo giudiziario, e emerge che Marcello De Rosa non ha mai avuto e non potrà mai avere collusioni, rapporti, legami con la camorra. Io dico, non è possibile che nessuno al mondo, non voglio dire escluso il sottoscritto, abbia detto una parola a favore di Marcello. Non è un sistema mediatico normale, non è un paese normale. Non me ne fotte che mi dite stringato, perché su questo punto ci tengo. Marcello De Rosa ha subito per 5 anni un linciaggio mediatico, e quantomeno chi ha condotto, e mi auguro che ci siano e ci saranno anche indagini per capire perché si è messa in moto quella macchina del fango, non è possibile che queste persone non abbiano avuto la dignità nemmeno di dire scusaci, abbiamo sbagliato. Questo non è un paese democratico. Non finisce qui. Apriamolo qua. Prima, quanti messaggi stringati? Non posso essere stringato. Dobbiamo stringere, dobbiamo presentare un sono logorroico e quindi è una patologia. Ma si sacca il microfono. Poi stringiamo chi, al collo, come, precisiamo pure. Io prima di andare nel merito, due minuti ma pure di meno, voglio ringraziare, qua ci sono, voi non lo sapete perché si nascondono, non so se ho detto lo dirò o non lo dirò, dei colleghi che sono molto bravi nonostante siano colleghi di Mediaset, quindi che io non sono abituato a guardare quei programmi, però questo lo guardo sempre con interesse, i colleghi delle Iene. Quindi io un applauso a loro, lo farò. Colleghi, che stasera se ne andranno tardissimo, perché poi devono andare a lavorare nel gruppo a Milano. Poi mi corre l'obbligo di ringraziare il dottore Melillo, mi corre l'obbligo di ringraziare il procuratore capo di Napoli Nord, il dottore Francesco Greco,
il comandante del gruppo dei carabinieri di Aversa, D'Amato, che è stato assieme a me la sera dell'attentato fino alle 2 di notte. Il comandante della compagnia di Marcianise d'Alessandro, il responsabile territoriale di quella zona, Orta, Succivo, il commissario Gallozzi di Aversa e il prefetto di Caserta, il prefetto Ruperto. E anche gli amici carabinieri che stasera mi hanno accompagnato qua, che credo nei prossimi giorni, con i quali nei prossimi giorni ci prenderemo qualche caffè assieme nelle uscite che farò, perché lo Stato ha dato una risposta immediata, fermissima, e ha disposto una misura di sicurezza immediata, di tutela, e questo è importante perché mi fa capire, mi dà la possibilità di continuare, lo avrei fatto lo stesso. Ottavio Lucarelli oggi mi ha chiamato e mi ha detto: ma tu ci saresti andato in quel posto, comunque, pensando, sì, ci sarei andato. Però la presenza dello Stato consente a un giornalista in un territorio difficile di essere sereno, lui, ma soprattutto per la sua famiglia, e Marcello De Rosa mi può capire in questo. E mi consente di fare con ancora più forza e impegno quello che facevo prima, che è una cosa semplice: scrivere, fare il cronista, girarmi attorno. Mia moglie non mi sta salutando da quando è successo questo. Ah, come da proprio? Non mi sta salutando. Capitano. Io capisco, perché scatta in questi momenti la cosa di dire: è colpa tua. Cioè, è colpa tua quella di fare il tuo dovere. Perché in questa zona anche l'ordinario, il minimo sindacale, direbbero i sindacalisti, diventa straordinario. Però l'atteggiamento di mia moglie mi ha fatto venire in mente il film di Moretti, che però ha una tragedia che non auguro a nessuno. La stanza del figlio. Nella stanza del figlio un gravissimo episodio familiare, un lutto, invece di avvicinare marito e moglie, li allontana. Perché nella fase iniziale l'elaborazione di quell'evento è complicata e si basa sulla sensibilità delle persone, sull'affetto, sul contesto, su vari aspetti. Poi però il film di Nanni Moretti, di cui al quale assomigli terribilmente, perché è un bellissimo uomo, si chiude con loro che stanno in viaggio in auto, c'è l'altra figlia con loro, e si guardano e sorridono, quindi c'è la riconciliazione. E questo significa che poi gli amici, la famiglia, i familiari, gli affetti veri sono quelli fondamentali nelle fasi più di difficoltà, e c'è una fortuna nella sfortuna in questi casi, lui lo può testimoniare. Si vede chi è che è amico vero e ti sta vicino, e chi è che per anni ti ha preso per il culo, si può dire ti ha preso? Ti ha preso, si può dire. Per il culo, e ti ha solo trattato d'amico per avere dei tornaconti di tipo personale. E con l'occasione fammi chiudere su questo, Salvatore. Ormai ho perso le speranze di parlare perdete ogni speranza voi che entrate, loro adesso spangheremo le porte. Per cortesia, io per motivi di tempo, l'ho preciso, l'ho scritto pure in un articolo, non sto rispondendo agli amici, perché fra carabinieri, procura, non riesco, non ho tempo. Quindi non è una mancanza di rispetto voluta, è una
atteggiamento ineducato che dipende da altri fattori. Però voglio dire, a quelli là che mi mandano e mi stanno continuando a mandare i messaggi di solidarietà, che probabilmente, almeno in senso figurato, mi avrebbero voluto vedere morto, di non rompermi i coglioni con i messaggi. Perché non, onestamente non ce la faccio più. Chiudo davvero. Carlo Verna, Ottavio Lucarelli, rispettivamente presidente dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti e presidente dell'Ordine Nazionale dell'Ordine Regionale della Campania, con molti altri colleghi, devo dire la verità, colleghi della RAI, colleghi di altre testate. Quando sono stato ascoltato ieri in procura per la vicenda che mi riguarda, mi hanno riguardato, hanno aspettato 4 ore solo per abbracciarmi, solo per salutarmi. Per motivi di sicurezza non siamo riusciti a vederci, e quindi devo ringraziare Ottavio Lucarelli, Carlo Verna e anche Claudio Silvestri del sindacato unitario dei giornalisti. La scorta mediatica è necessaria, però quello che ho apprezzato di più in questa vicenda è che lo Stato c'è, e anche a voi cittadini dico, smettiamolo di ragionare da bar dello sport dicendo che non ci sono le istituzioni, perché l'istituzione nuova di Casapesenna, l'amministrazione nuova già dal primo mandato di Casapesenna, ha dimostrato che non tutti sono uguali e ha dimostrato che ci sono istituzioni radicate sul territorio che pensano agli interessi della collettività. Ringrazio gli amici di noi per essere venuti qua. E adesso per altri pochi minuti, 6-7 ore, parleremo del libro bellissimo, lo dico perché devo dire per forza così. Sta l'autore che fisicamente, anche come timbro di voce, mi spaventa pure un po'. Salvatore Minieri, collega, scrittore, che lo ti chiamo pure io un applauso. Lo chiamo io, lo potete fare. Io faccio finta di essere commosso, grazie. Torno a Ottavio Lucarelli, il libro Pascià è definito uno dei più bei libri sulla Camorra. E questo è un doppio complimento. Perché? Perché Ottavio, ecco, fa parte di quella categoria di persone che dice sempre quello che pensa e pensa sempre quello che dice. E doppio complimento perché purtroppo, però non è il caso di Salvatore, perché ha fatto, come dice Ottavio con il tutto, un bellissimo libro che vi invito a leggere. In terra, nella nostra terra, in terra dei Furi, in terra di Gomorra, nella provincia di Caserta, di libri sulla Camorra scritti anche da simi analfabeti che fra adesso guidano associazioni antimafia, ne abbiamo avuti a biblioteche vaticane. Non sappiamo più dove metterli, non ce la facciamo più. Ma dico questo, Salvatore, perché, nel senso che io sono ignorante ma non faccio parte di questa dobbiamo associazione. Dire questo perché la dobbiamo anche smettere di dire che questo territorio è solo Camorra. Basta, per favore, facciamo per questo territorio, basta, perché i magistrati, i carabinieri, i poliziotti, i finanzieri i sindaci politici, quelli per bene, hanno dato in qualche caso la vita, in qualche caso l'hanno rischiata, la rischiano ancora, hanno fatto straordinari non pagati. I carabinieri mi guardano e non possono annuire, però vi garantisco, straordinari non pagati, lo fanno ancora. Magistrati di scolari non hanno vita privata. Dire che è tutto come prima, dire che come 20 anni fa, significa dare uno schiaffo a queste personalità delle istituzioni.
Tiriamola! Però contestualmente non dobbiamo perdere di vista l'aspetto che è speculare di questa, che è l'altra faccia di questa medaglia. Non possiamo neanche stasera andarcene, purtroppo, da qui dicendo non c'è più la camorra, non c'è più la mafia, abbiamo risolto tutti i problemi, non dobbiamo fare attenzione, le istituzioni non devono guardarsi il comune, il sindaco, un documento 2000 volte, non dobbiamo evitare di valutare una ditta che partecipa magari 100.000 volte, perché la criminalità organizzata non è stata debellata del tutto e su questo non si discute. Non bisogna abbassare la guardia, su questo non ci piove. Però partendo dal libro, che in questo senso è un contributo, perché la ricostruzione storica in un popolo, non quello di Casapesenna, quello italiano, che è smemorato geneticamente, che non conosce il passato o non vuole conoscere, non capire quello che è successo negli anni scorsi significa rischiare fra qualche anno di tornare in quegli anni bui. Quindi dobbiamo ricostruire, però con la serietà con la quale l'ha fatto Salvatore Minieri, con l'impegno, con le carte, con i sacrifici, con le carte, con la documentazione, con lo studio, con l'approfondimento, perché conoscere il passato ci consentirà di non commettere di nuovo gli stessi errori nel futuro. E conoscere il passato significa anche dare ai giovani la possibilità, ai giovani dell'amministrazione, delle associazioni, di quelli che vanno a vedere le parti, che giocano a calcetto, far capire che nella vita bisogna fare delle scelte, ci sono sempre delle opzioni, c'è sempre la possibilità di scelta, oggi c'è e bisogna sapere quali sono le scelte giuste e quali sono le scelte sbagliate, e bisogna togliere l'alibi alle persone di dire sono stato costretto a scegliere. Oggi si può scegliere liberamente da che parte stare, e si deve stare, e qui lo siamo tutti, dalla parte della legalità, dello Stato, delle istituzioni, della società civile. Diamo la parola ai nostri facciamo però, se mi consentite, di fare almeno l'introduzione del libro per farvi capire di cosa si stia parlando. Siete d'accordo? Sì, sì. Ah, perché abbiamo cambiato la scaletta. Faccio l'introduzione e poi parlano i nostri. Non lo sapevo, tu me l'hai detto, ora mi sono scordato. Perfetto, si vede che è proprio mi piace improvvisare. Un problema di Alzheimer. No, ma se fosse solo quello sarei l'uomo più importante del mondo. Mi dai il microfono. Io ringrazio tutti voi, grazie a Mario Michele, ringrazio il sindaco, prima di passare la parola all'avvocato professore Generoso Grasso e al dottor Giovanni Allucci. Io vi spiego di cosa stiamo parlando, perché è una domanda che a me piace molto fare, ma di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando innanzitutto di un libro che ha come sottotitolo, e questa è una cosa della quale abbiamo sempre discusso io e Marcello De Rosa, ha come sottotitolo Il clan dei Casalesi è nato in una discoteca. Attenzione, non è una fuoriuscita di fantasia narrativa, è la verità. La prima volta che viene espresso il concetto Killers o Casalis lo fanno in una discoteca, a Formia, non qui. E la cosa che piace ricordare a me e Marcello De Rosa è che questo libro, che ha sulla copertina Casalesi, non è mai stato presentato a Casale. Non sono mai riuscito a presentarlo a Casale. Perché? Il buio, il vuoto, il nulla. Non c'è stata una sola associazione che mi abbia detto guarda,
fesso che sei, vieni a presentarlo qua, visto che in 600 pagine tu ricostruisci la storia di questa zona. Questo libro parte da Casa Pesenna, però. San Cipriano, poi Casale, e si conclude a Formia, dove Antonio Bardellino inventa il scambio casalese. Questo libro non è mai stato presentato in quella zona. E c'è questo signore, Marcello, che continuava a chiedermelo. Sono 4 anni che me lo chiede Marcello, eh. Se non l'ho presentato qui è colpa mia, gli chiedo scusa. Passo subito la parola ai nostri relatori. Vi dicevo, non è un volo di fantasia, perché io vivo prevalentemente a Formia e ho vissuto tutto quello che è successo quando da Casa Pesenna, da San Cipriano d'Aversa, da Casal di Principe arrivavano i più pericolosi boss a svernare a Formia, muovendo miliardi e miliardi e miliardi che qui non potevano essere portati, perché qui vi hanno tolto tutto, perché qui hanno costruito cemento, discariche, rifiuti. Ma i miliardi li hanno portati nel Lazio, a Formia. Come diceva Maria De Michele, questo è un lato B di una camorra che non vi hanno mai raccontato. Perché Antonio Bardellino, quando arriva a Formia, non fa quello che hanno fatto i boss che abbiamo visto nella nostra, purtroppo, narrazione quotidiana. Noi abbiamo quasi una sorta di sistema immunitario diverso da quello di tutta Italia. Quando abbiamo visto l'arresto di Zagaria, ricordate, no? Quando Catello Maresca scende giù, il dottore Maresca dice: Zagaria è finita. Per noi è stata una cosa quasi normale, una liberazione, ma qualcosa di rutinario. Mentre tutta Italia ci chiamava e ci diceva: hanno preso, era lì da voi, era qui a Casa Pesenna, era lì da voi. Bardellino, quando viene a Formia, e vi parlo del 1980, mi alzo così mi vedete, io sono pure piccolo piccolo, mi vedete, no? Vi parlo del 1980, quando viene a Formia, sposta una cifra allora, 295 miliardi in un attimo, che vengono infilati tutti in una banca. La prima banca di Casal di Principe, Casa Pesenna e San Cipriano d'Aversa non si chiama Banca di San Cipriano, si chiama Banca Popolare del Golfo di Gaeta, provincia di Casal di Principe. Non ci prendiamo in giro. Quando ci chiamano casertani, casalesi, mafiosi, io mi sento un po' come gli italiani che andavano in America, no? Scendevano la Dallas Island, maccheroni, mafia, spaghetti, la stessa cosa. Quando ce lo diranno: voi siete casertani, voi siete casalesi, voi siete mafiosi? No, noi siamo le persone per bene. Siete voi che avete accettato Antonio Bardellino, Zagaria, Schiavone, tutti quanti, avete accettato voi, voi che nel Lazio, che in Calabria, che a Milano, prima che venisse decapitato, il punto più alto del clan dei casalesi, si è scoperto che i più grandi affari di Casale erano a Milano, a Rò, a Bologna, a Venezia, vi dice niente in queste ore Venezia? Vi dice niente in queste ore Venezia? Ok. Quando Antonio Bardellino arriva lì, lì fondano la prima banca, perché qui non ci sarebbero mai riusciti. Quando i casalesi erano il clan più potente d'Italia, qui a Casa Pesenna, a San Cipriano, a Casal di Principe, c'era già una società per bene che non avrebbe mai consentito la nascita di una banca. La vanno a fondare lì. Ogni mattina qui dentro ci sono le carte. Ho pubblicato tutte le carte. Ogni mattina, vi parlo del 1981, 82, 80, un'era geologica fa, uscivano soldi, cifre di soldi, prestiti, senza garanzie, per 8 miliardi in una mattina, nel 1980, gente sconosciuta. Questi miliardi venivano presi e reinvestiti in una discoteca che si chiamava Seven Up.
voluta da Bettino Craxi. Qui vi racconto quando Bettino Craxi è venuto qui per andare a incontrare il fratello di Antonio Barbellino. Questo lo sapete, che il presidente del consiglio di allora venne qui a prendere ordini da Ernesto Barbellino. Il presidente del consiglio, come se oggi Giuseppe Conte venisse qui a prendere ordini dal fratello di un mafioso. Venne qui a prendere ordini e a dire cosa devo fare con il sindaco di San Cipriano d'Aversa, allora, perché allora il fratello di Barbellino era sindaco di San Cipriano d'Aversa, eletto con il 77% dei voti, una percentuale che nemmeno in Russia. Viene qui perché il fratello di Antonio Barbellino voleva candidarsi al Senato e rischiava di diventare il presidente del Senato, di tutti i senatori, il responsabile di tutti i senatori, il fratello di Antonio Barbellino. Questo libro inizia con una telefonata di Sandro Pertini. Sandro Pertini viene a sapere questa cosa, dice: guardate, il fratello del più potente boss d'Europa, che si chiamava Antonio Barbellino, sta per diventare senatore. Pertini chiama Craxi, c'è tutto il testo della telefonata. Dice: adesso lei si mette in macchina e va lì, va tra Casale, Casa Pesenna e San Cipriano, e va a bloccare il Bardellino. Ovviamente Bettino Craxi, presidente del consiglio, segretario del Partito Socialista di allora, che era uno dei più importanti d'Europa insieme a quello inglese e a quello francese, non può dire a tutti i suoi elettori. Oh, ricordiamo che allora Craxi aveva, come dire, un impatto e una percentuale molto simile a quelle di Salvini oggi, ok? Non può dire a tutti quanti bellamente: io me ne vado e vado ad incontrare il fratello del boss. Assolutamente. Si inventano un comizio ad Aversa, questa è una cosa bellissima. Lui dice che deve andare a fare questo comizio, poi non è mai arrivato ad Aversa, è venuto direttamente qui a farsi dettare legge dal fratello di Antonio Barbellino. Il resto della storia ve la racconto dopo, perché passo la parola a Lucci e poi al professore. Ancora non vivo, posso? No, sto. Parlo. Beh, dopo Salvatore e dopo Mario è un po' complicato, però. Dove sta Mario? Sta ancora fuori? Sì, si sta facendo la chiamata. Oggi era particolarmente difficile intervenire, devo dire la verità, anche perché, devo essere sincero, non riesco a essere irriverente e anche sarcastico come lo è Mario da sempre, che ormai lo conosco da qualche decennio, ma anche come lo è lo stesso Salvatore. Perché io, dopo quello che è successo, devo dire che sono arrabbiato. Cercato di essere riverente, venire oggi, cercare di stemperare un po', ma poi ho letto anche il post che ha fatto, anzi l'articolo che ha fatto Mario, parlando anche di se stesso e della sua famiglia, sul sito che lui dirige. Se lo vedete, ci stanno scritti corsari, no? Che lui ha scritto quello che gli è successo e quello che lui pensava, eh? Beh, questo mi ha fatto ancora più arrabbiare. Mario, dottore, io Gianni, salutiamo a nome del Senato della Repubblica la senatrice Bolognese, che è venuta personalmente. La senatrice Mimma Bolognese, che è venuta da Roma personalmente per salutare Mario e sicuramente per esprimergli tutta la sua solidarietà a nome del Senato italiano. È venuto per il libro. No, il libro lei ce l'ha da due anni, è una lettrice. Prego, Giovanni Lucci. Quindi stavo dicendo, quindi non riesco a essere come Mario, non riesco ad essere come Salvatore, quindi sono invece arrabbiato. Sei fortunato a non essere come noi. Perché quello che è successo, ovviamente ritengo che sia di una gravità inaudita, non ce l'aspettavamo, mi aspettavo qualcosa, perché comunque gli articoli di Mario danno sempre fastidio. E quindi ci stanno persone, ci sono persone
che ovviamente possono essere, possono sentirsi toccati, però arrivare a questo veramente è un qualcosa che va al di fuori di ogni ragionamento. Io penso che spesso, come è successo nella storia anche di questo territorio, quello che è successo a Mario sarà controproducente per tutte queste persone, proprio per le cose che diceva Mario. Poi mi ricollego anche al libro di Salvatore, che è vero, non l'ho letto tutto, ma l'ho letto in parte. Avete visto che era impreparato, Lucci? No, non sono impreparato, anzi. Non ha studiato. No. Ma lui legge Kant. Invece di dirò... Lui legge Kant, Fichte, Schelling, lui è un intellettuale. Intellettualone, insomma. No, però l'ho letto quasi tutto e devo dire anche se si legge pure facile. E mi ricollego a un'altra cosa che ha detto Mario, poi ritorno invece su Salvatore, che invece conoscere la storia è fondamentale per non ripetere gli stessi errori. Noi stiamo in un momento in cui rischiamo di ricadere negli stessi errori del passato. Quindi avere la consapevolezza di quello che è stata la storia di questo territorio è fondamentale, perché certi errori che sono successi nel passato, guardate, questo territorio ha avuto diversi cicli storici nella lotta alla criminalità organizzata, e nel libro di Salvatore se ne parla. Salvatore comincia addirittura col colonnello Anceschi per dire com'è la piana di Manzoni, no? Di com'era la storia di questo territorio. Faccio una piccola premessa, devo dire che molto, come ha detto lui, è molto documentato questo libro, quindi sostanzialmente ci stanno parecchi riferimenti storici. Poi faccio una parentesi, come ho conosciuto Salvatore anche della questione di Casal di Principe, però questa me la lascio un po' alla fine. Questa è la ciliegina. La lascio un po' alla fine. Basta, e non dici come ci siamo conosciuti noi, perché se no, delle vostre frequentazioni su le telecamere potrebbe essere Giorgio Assanotte, non so dove vanno con De Michele. Però devo dire che quindi quello che è successo, nonostante il lavoro fatto da Ancesco, nonostante il lavoro fatto anche nel dopoguerra, la Camorra è sempre ritornata, è sempre risolta. E con Baldellino è risolta in maniera molto importante. Ha avuto un salto di qualità enorme. Esatto. Ed è successo tutto sotto traccia. Va bene che forse sarà stato un periodo storico estremamente fortunato per lui, perché purtroppo, come diceva Salvatore, stavamo parlando inizi anni 80, dove poi c'è stato il terremoto. E tutta la concentrazione era sul terremoto, tutta la concentrazione era come far arrivare i soldi per ricostruire e non come a controllare come venivano spesi i soldi. Esatto. Altrettanto poi vero è che Baldellino aveva legami internazionali, io alcuni li ho scoperti dal libro, io ne sapevo altri, perché poi Baldellino era uno che stava a Santo Domingo in una villa esagerata, era amico del dittatore all'epoca di Santo Domingo e stava in Brasile. Dopo tutto è scomparso là, e invece poi ho scoperto altri legami internazionali che sinceramente non sapevo, forse mediati dal fatto che forse anche lui era punto ed era un mafioso, proprio perché aveva dei legami importanti. E non sapevo di tutta la vicenda di Forno, di Gaeta, soprattutto della banca di Gaeta, dove, come ha detto prima lui, io sono rimasto esterrefatto, anche perché poi a Baldellino qua noi abbiamo poco confiscato, cioè non abbiamo nulla se non la casa del fratello di Ernesto. Sì, ma lui non aveva nulla, lui era un fantasma. Era un fantasma, che controllava mezzo mondo. Aveva tutto all'estero, però aveva anche i soldi, aveva i suoi prestanomi, aveva tutto. Però nonostante tutto, forse all'epoca, negli anni 80, la legge sulla confisca e sul sequestro non erano così importanti come adesso, io però sostanzialmente sono rimasto anche in questo sempre colpito, perché nonostante la sua potenza economica comunque noi ci ritroviamo così. E quindi anche in questo mi ha aiutato a conoscere meglio il fenomeno quello stato Baldellino e anche il tradimento dei suoi colonnelli, perché poi alla fine la ragione di tutto sono sempre i soldi. E la gente, pur di soldi, mette da parte anche il vivere bene, il vivere sereno.
ed è disposto anche a uccidere il suo vicino di casa, a uccidere tutti per curare dei soldi, pure i propri familiari. E su questo la nostra, il nostro territorio purtroppo ha, ha ben altre, una consapevolezza importante. Per fortuna negli ultimi anni le cose sembravano che stavano migliorando, però invece io penso che il rischio noi ce l'abbiamo di ritornare al passato, anche se in forma diversa. Cioè, quello che è successo con Bardellino secondo me non succederà più. Io me lo auguro fortemente. Però è molto difficile, considerato anche l'esperienza che hanno le forze di polizia, la magistratura, considerato anche la consapevolezza maggiore che noi abbiamo tutti come cittadini di quello che è successo, perché comunque questi 20 anni comunque ha fatto in modo che noi avessimo degli anticorpi e sappiamo guardare bene quello che succede in questo territorio, sappiamo leggere bene anche le dinamiche che succedono in questo territorio. Quindi io lo consiglio per questo, perché comunque dà una conoscenza che secondo me neanche gli stessi sancipianesi ce l'hanno su quello che è la storia di Bardellino e su quello che è riuscito a fare lui e parecchi altri. Tenete presente che quando è nata Agrorinascita 20 anni fa, noi siamo nati nel 98, si aveva la consapevolezza della potenza criminale dei casalesi, ma non della loro potenza economica. Cioè tutto quello che voi avete visto è stato scoperto dopo. Cioè questo vi dice, perché sostanzialmente loro, a parte che tenevano nascosto pure i loro stessi concittadini, ma io mi ricordo quando ho partecipato a diverse riunioni al Ministero dell'Interno, ma loro avevano sicuramente la consapevolezza della potenza criminale, anche economica, ma non nella misura che è stata scoperta. Col segno di poi. Poi ritorno, perché poi Salvatore, io l'ho conosciuto grazie a Concetta, che vedo qua, Concetta sì, Cavaliere. Sì, deve fare un intervento, esatto, l'intervento sì. L'avvocato Cavaliere. E devo dire che ci tenevo anch'io particolarmente a presentare il libro a Casale, poi non l'abbiamo fatto, vi spiego anche il motivo sostanzialmente, perché noi da Agrorinascita sta lavorando già da un anno per trasformare finalmente, noi poi abbiamo fatto noi il progetto, la villa di Ernesto Bardellino, confiscata da Ernesto Bardellino a San Cipriano, in caserma dei Carabinieri. Quindi è una cosa che sicuramente verrà finanziata, sicuramente verrà realizzata dallo Stato, sperando che i tempi dello Stato siano veloci, però noi stavamo lavorando su quello. E per me era particolarmente simbolico pensare a una cosa di questo genere presentando il libro di Salvatore Mineri. Io non lo escludo ancora, perché noi ci abbiamo, perché è stata già deliberata la restituzione della villa di Bardellino dal comune allo Stato per farci la caserma. Quindi ci saranno i tempi per la realizzazione della caserma. Però sicuramente ci muoveremo, perché per noi quella trasformazione ha un valore simbolico estremamente importante. No, qualcuno ha premuto sul... No, è il comune che non paga la bolletta. No, non c'entra qua il comune. Non c'entra il comune. Allora, non c'entra il comune. Quindi nella sostanza per me era fondamentale presentare questo libro. Devo dire che però Agrorinascita in questo momento sta vivendo una fase di trasformazione con l'uscita di Casale Principe. Poi mi auguro l'ingresso di altri comuni, dove noi ci stiamo trasformando in consorzio pubblico, e devo dire che siamo anche beneficiari di importanti finanziamenti pubblici. Come ha detto prima Marcello, noi abbiamo realizzato nell'ultimo anno, 2018, e stiamo continuando adesso qua, abbiamo ricevuto su questo territorio finanziamenti per 25 milioni sui beni confiscati. Non è che stiamo parlando... E devo dire che il mio lavoro è concentrato su questo, perché quando tu su questo territorio concentri finanziamenti così importanti nei diversi comuni, tutti a Gentaglia, tutti confiscati a Gentaglia, e concentri in questo comune il finanziamento su uno dei beni confiscati più importanti d'Italia, come la Balzana di Santa Maria la Fossa, devo dire che io mi sono concentrato su questo.
perché noi il risultato lo daremo in maniera definitiva se noi facciamo in modo che con la nostra storia, la consapevolezza della nostra storia, noi interrompiamo il ricambio generazionale, che meno giovani guardino la camorra e più giovani lavorino sui beni confiscati. Quindi realizzare qua un caseificio sociale, fare il parco agroalimentare dei prodotti tipici alla Balzane e realizzare tutto quello che noi stiamo facendo su questo territorio, per noi è la priorità assoluta. Però su questo poi non dimentichiamo che la storia e la memoria va coltivata e il libro di Salvatore sicuramente va in questa direzione. Grazie. Io vorrei fare solo un passaggio. Ricordiamo che il libro è in vendita perché non vivo di sola simpatia. Madonna, la sera in vendita la sala, non vivo. Vabbè, se, non va, se qualcuno passa pure col cappello così sta più contento, non si fa forse. Mi prendo io 1000 copie, vabbè. Ottimo. Chi ti finanzia? Chi c'hai dietro? Voglio fare pure la logica del sospetto. Vorrei fare una battuta, ma meglio, non di no. Meglio che non la faccio. Meglio di no. Allora, le associazioni anticamurra di professione, mi ringrazio. Allora, io penso che dopo questa tramite una gestione sbagliata, a differenza di quello di Agrorinascere, dei beni confiscati e della cooperazione sociale. Io a differenza di Salvatore non sono un moderato democristiano. Odio, tra virgolette, sotto il profilo politico i 5 Stelle. Però devo ringraziare la senatrice Vilma Moronese. No, senatrice, perché sei giovane, voi avete fatto questo danno, no? Che uno aveva 20 anni, pure violando la Costituzione, diventa senatore, ci volevano almeno 40, voi avete invertito pure questa. E i 5 Stelle in particolare, perché nonostante qualcuno sapesse, diciamo, che culturalmente non sono vicino al movimento, e anche se ho fatto sulla politica, però mi sono sempre astenuto da posizioni personalistiche, ma ho riportato i fatti. C'è la senatrice stasera qua e sta seduta nel pubblico, perché di solito le passerelle si fanno quando si sta seduta qua. La senatrice sta qua. Ieri mi ha contattato il sottosegretario agli interni Sibilla, di persona ho parlato con lui. Mi sono arrivati messaggi del presidente della commissione parlamentare antimafia, Morra. Cioè tutti i 5 Stelle, ma lui odia i 5 Stelle, è bellissimo. Il consigliere regionale Vincenzo Piglione mi è stato vicino già da 2 anni, da quando sono iniziate le prime rappresaglie nei miei confronti. Fra l'altro il fratello collabora con Campania Notizie, ci sarà un conflitto di interesse? No, c'è un conflitto di... non c'è un conflitto, è la dimostrazione che è stata seria, perché pur se il direttore non ama i 5 Stelle, ci sono collaboratori di 5 Stelle. Io vorrei disturbarti, passare il libro e passare. No, voglio no, mi devi passare. No, perché stasera tu con me rischi più dell'altra sera. Diciamo. No, tu mi fai moderato, io sono. No, in realtà guarda il cranio, non ti ricordo nessuno col cranio, io. No, mi consenti di chiudere. Poi passiamo la parola al professore Grasso. No, perché il presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, tutti 5 Stelle. Questo io lo voglio dire, perché questo dobbiamo pure smettere di dire che tutti i 5 Stelle non capiscono nulla, i 5 Stelle fanno solo propaganda, i 5 Stelle stando anche in, lo dicono la maggior parte dei giornali di regime. Ah, di regime. Quelli nazionali. Perché i 5 Stelle mi sono stati vicini senza che
uscissero con slogan, senza che uscissero con dichiarazioni di facciata. Non a caso Morra, e ringrazio Fabio Di Micco, il senatore, anche lui col quale mi sono visto prima dell'attentato e che già mi aveva annunciato un incontro con Morra. Quindi diamo anche atto a chi sta al governo e che spesso è tanto vituperato anche da Campagna Notizie, che insomma sulle cose serie i 5 Stelle ci sono. Grazie. Passiamo la parola, a questo punto a un personaggio che è molto più importante di me sotto il profilo culturale e della credibilità, perché i giornalisti hanno una credibilità molto limitata per colpa anche di giornalisti semi-analfabeti, ormai siamo qui, diciamo, cioè trovare un giornalista che riesce a fare soggetto, predicato e complemento, diciamo, è forse più facile, che ne so, ai tempi di Dottorina, trovare uno di Corleone onesto, diciamo, era più facile trovarlo. Passo perché hai paura dei coronavirus, che sono passo la parola all'avvocato Generoso Grasso, che è docente di diritto penale all'Università di Caserta, se non erro, Santa Maria, insomma, che mi potrebbe servire anche eventualmente per le tantissime querele che ricevo per la mia attività, e colgo l'occasione per dire per l'ennesima volta: più mi querelate più vado avanti. Semplice. Professore, grazie. Grasso. Sì, grazie a tutti. Ringrazio il sindaco Marcello De Rosa per questo invito, diciamo, in questa splendida struttura che io avevo soltanto sentito parlare, l'ho conosciuta veramente, mi ha lasciato esterrefatto per la sua vitalità. Si vede, diciamo, che è un posto che in un centro storico come Casa Pesenno, un bene confiscato a famiglie storiche della Comorra, sicuramente, diciamo, fa un certo effetto parlare di un libro così importante. Ringrazio pure, diciamo, gli altri ospiti, la mia piena solidarietà al direttore Mario De Michele, un gesto vile, veramente, diciamo, degno della peggiore storia criminale, diciamo, dei tempi, perché oggi attaccare il giornalismo, attaccare la verità, attaccare chi fa notizie è veramente, diciamo, colpire il nervo principale di quello che è il nostro sistema democratico. Oggi sicuramente, forse più di ogni altro sistema, quello del giornalismo, quello dei libri liberi come questo qua di Salvatore Minieri, è quello che è il sale della nostra democrazia. Ringrazio tutti, voglio solo spendere veramente giusto una parola, ringraziamento personale a Marcello, che non più di un paio di settimane fa mi ha invitato, diciamo, ad essere presente qui con voi stasera. Ho accettato subito l'invito, subito ho recuperato il libro anche grazie a Marcello, l'ho letto, regalato Salvatore Minieri, tutto, devo dire la verità, l'ho letto tutto, è stato un libro molto molto interessante. E dicevo che presentare un libro del genere, che parla di fatto della genesi dell'imprenditoria casalese, che è nata in quel contesto storico qui a Casa Pesenna, che è stato l'ultimo baluardo, diciamo, di quella storia, fatta dal sindaco Marcello De Rosa, che a differenza di tanti altri ha il certificato di non essere camorrista, mentre gli altri lo possono dire solo a chiacchiere, lui c'è un certificato timbrato e bitimato dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli, che sappiamo tutti, diciamo, non hanno fatto mai sconti a nessuno. E vi posso dire per esperienza, il sindaco lo consentirà giustamente, però non facendo sconti a nessuno, la penetrante indagine che ha subito Marcello, che io ho letto gli atti, sono rimasto letteralmente basito con le modalità, diciamo, di invasività con la quale l'hanno indagato, e non è emerso nulla, diceva bene il direttore, nemmeno una parola, diciamo, fuori luogo che potesse avere contesti diversi da quelli di Camorra. Quindi vuol dire che lui, a differenza di tanti altri che sono finti paladini della legalità dell'antica Camorra, lui c'è la certificata. Nessuno mai ti potrà togliere, a differenza di tanti altri che invece hanno
saputo sempre soltanto dire, diciamo, di essere paladini della carità, quando poi si sono macchiati anche, diciamo, dei gesti più vivi, dell'esposto anonimo, diciamo, delle cose, perché io penso che un vero giornalista che non ha il coraggio di sottoscriversi, di firmarsi, è veramente, diciamo, il peggiore della specie. Bravo. Di democrazia. Che fa l'esposto anonimo è veramente, diciamo, vabbè, già è difficile chiamarlo giornalista, esatto, però qualcuno si spaccia come giornalista di fatto, cosa è collegato, no, ma chiedo scusa professore, ma Mario dice ci sono tanti giornalisti ignoranti soprattutto, sì, nella nostra zona. Basta avere una tessera e quell'ignoranza, sì, sì, non esiste più. Esatto. Noi quella tessera non ce l'abbiamo e ci definiamo, io e Mario, penso sia la stessa cosa. Non liberi, liberamente ignoranti ma senza padroni, professore. Certo. Liberamente ignorante, io mi dissocio da quest'ultima affermazione perché sono altamente ignorante, sono un intellettuale che ha studiato, ha fatto il classico a differenza di io lo sapevo, cioè, io ho fatto lui l'ha fatto male, io l'ho fatto bene, questa storia non è dell'ignoranza, non so da professore, prego. No, io mi asterrò, diciamo, da giudizi di tal genere. Io mi sono limitato a prendere alla lettera, mi sono limitato a prendere alla lettera il mio ruolo di relatore, ossia leggere il libro e dare, diciamo, una mia modesta opinione di quello che ne è nato. Io il primo dato che devo sicuramente porre in evidenza è che si tratta di un libro pregno di verità. Oggi non è così scontato trovare un libro sulla Camorra che abbia come fondamento storico atti giudiziari, documenti veri e propri e tutta una serie di situazioni storiche che sono anche accertate a livello giudiziario. Perché poi noi di verità possiamo parlare finché non c'è una sentenza che attesti che un determinato fatto è vero. Perché la verità non è che ognuno si può fare la sua di verità, la verità è unica ed è quella che fino a prova contraria è determinata, inserita in una sentenza. Esatto. Qui abbiamo una serie di fatti storici che dicono la verità, alcuni hanno sorpreso pure me, ma fatti storici tutti acclarati da una certa verità. Questo è anche il sale principale, diciamo, del giornalismo, perché permettetemi di consentire, cioè, l'articolo 21 della Costituzione della libertà di manifestazione del pensiero, ma allo stesso 21. Tempo, sì, stesso tempo però l'articolo 51 del codice penale intanto discrimina in quanto c'è l'obiettiva verità e il racconto oggettivo della verità, altrimenti giustamente. Perché poi di un determinato fatto ci possono stare diverse sfaccettature, diverse cose, ma quando il fondo di verità è quello e la narrazione è storica, anche in parte romanzata, ma comunque senza mai discostarsi da quello che è la verità, io penso che, diciamo, a questo punto si può veramente parlare di un libro che si basa su dati storici degni di verità. È un libro sicuramente coraggioso. Io penso che un giornalista senza coraggio è... Non è un giornalista. Non è un giornalista. Qui no. Veramente io mi trovo, diciamo, veramente molto vicino, anche se faccio una professione totalmente diversa da quella del giornalista, ma vicino al direttore De Michele, il quale ha rischiato di pagare, diciamo, con la sua vita il coraggio, ma un giornalista che non ha il coraggio, con la sua cultura. Esatto, però se anche un po' come l'avvocato, come il magistrato, chiunque, diciamo, fa parte di un sistema e non ha il coraggio, sei pure l'avvocato. Quando deve parlare, deve avere il coraggio di affrontare cose, di dire la verità, di mettersi anche contro alcune realtà, verità. Bisogna, diciamo, avere tutte queste caratteristiche per definirsi un vero giornalista, e il libro di Salvatore Minniti io penso che abbia avuto come, diciamo, linea il coraggio di parlare di una realtà che io credo che molti non conoscevano, mentre tutti gli omicidi di Camorra, le stragi di Camorra, tutti i fatti di sangue che, diciamo, è scorso sulle nostre strade lo conosciamo tutti, il vero business della criminalità organizzata di matrice casalese è scritto in questo libro. Non tutti sapevano che paradossalmente i soldi sono stati fatti a Formia e non a Casale. A Casale non è stato fatto un euro. A Casale non è stato mai fatto un euro, è vero, il professore ha colto nel pieno. A Casale la Camorra casalese non ha mai fatto business, ci avete mai pensato? Ha fatto gli omicidi, ma non ha fatto omicidi, ma mai business. I soldi se li portavano a Formia nel Lazio. Certo. Esatto. E che ho rinvenuto poi, diciamo, tutto questo anche
diciamo, alla stregua di un altro dato. Forse paradossalmente la nostra realtà civile, la nostra società civile è stata più impermeabile alla Camorra rispetto a quella del Basso Lazio. Io ho trovato nel libro una permeabilità forte, diciamo scandalosa quasi, ma soprattutto alla luce del sole. Mentre negli anni Ottanta qui da noi qualcuno che faceva affari con la Camorra ancora aveva poco coraggio di farsi vedere, qui era fatto tutto alla luce del sole, cioè si è creata una mega struttura di 5.000 presenze ogni sera da tutta Italia, forse da tutta Europa, alla luce del sole, senza aver nessun problema. E poi dico la verità, ho trovato interessantissimo, diciamo, delle realtà storiche, il racconto della giornata in cui Crack si è venuto qui è spettacolare, diciamo, è dettagliato nei minimi, diciamo, dati storici, e io credo che siano, diciamo, tutto verità. E una verità che ha portato alla luce anche la questione della discarica di Borgo Montello. Sì. La discarica di Borgo Montello, io penso che è lì che è nato il business dei rifiuti. Il know-how che hanno acquisito le organizzazioni criminali casertane l'hanno acquisito lì, sì, e sì, non qui. Io credo che non sia stato che da qui sono portate lì le conoscenze, ma si è ingenerato un meccanismo in quel contesto che ha portato, diciamo, a tutta una serie di realtà fino alla morte del povero Cesare Boschini. Dopo lo raccontiamo. Esatto, che forse io spero che anche grazie a questo libro si possa, diciamo, in qualche modo riaprire. Sì, sì. Si è parlato, diciamo. Un prete massacrato. Massacrato, diciamo. E che un prete che parli di una certa discarica, che è dimostrata essere una discarica immensa, dove si seppelliva di tutto, sicuramente, diciamo, è un aspetto di primaria importanza. E poi, Salvatore, io ho notato, io ho visto, diciamo, sicuramente un po' di educazione, dice di importante, prego, di importante, diciamo, rilievo, e anche questa, diciamo, collegamento internazionale e massonico dei Bardellino e dei Casalesi, che anche è sempre stato poco attenzionato sia a livello, diciamo, giornalistico sia a livello di magistratura. E nel momento in cui vedo che Aldo Ferrucci aveva rapporti anche con Nicoletti della Banda della Magliana, mi, diciamo, viene da dire, allora c'era alla fin fine un'unica matrice. Forse noi dobbiamo dire che alla fin fine tutto il collegamento, diciamo, di questa criminalità laziale, casalese, che arriva anche, diciamo, a Corleone, diciamo, che arriva, diciamo, anche alla mafia. Professore, chiedo scusa se la interrompo. Sì. Noi abbiamo raccolto dei dati, sì, io ed altri colleghi, sì, e abbiamo scoperto, io scrivo alcuni passaggi di questo evento. Pablo Escobar, che tutti quanti voi conoscete, sì, no? Il signore del narcotraffico, aveva un unico telefono a Medellin. Quel telefono era collegato con un unico altro numero in Italia. Quel numero in Italia lo aveva Alberto Beneduce, che era l'assistente di Bardellino. Alberto Agocaina. Alberto, Don Alberto Agocaina, lo chiamavano così per la sua grande capacità universitaria, voi capite? Probabilmente, non abbiamo la certezza documentale, ma probabilmente è così, Pablo Escobar è stato in visita alla Reggia di Caserta, sotto copertura, sotto falso nome. Pablo Escobar è stato qui, Casa Pesena, San Cipriano, è stato coperto qui, per oltre 27 giorni. Non abbiamo la certezza matematica, ma tracciando i movimenti di alcuni suoi uomini, finivano qui. Il più grande boss del narcotraffico della storia dell'umanità. Tutto qui. Sì. Grazie ai legami con il Bardellino e con i Casalesi. Chiedo scusa, professore, prego. Sì, no, ma ne ripeto, diciamo, veramente questo è uno spaccato interessantissimo, perché soprattutto poi coglie, alla fine, anche io penso che forse era anche in parte questo il messaggio. Il disco dei psichedelici, no? Per rimanere in tema, no? Per ricordare il Seven Up. Cioè, io credo che questo dimostri, diciamo, anche questa peculiarità caratteristica, sicuramente, diciamo, negativa, ma comunque esistente, del clan dei Casalesi, che non è mai stata Camorra. La Camorra è un'altra cosa, la Camorra è quella del centro di Napoli, dei piazzi di spaccio, questa è mafia. Mafia con l'infiltrazione. Una holding internazionale, diciamo, di livello spaventoso, rispetto, sì, alla quale
qualcuno che ha potuto pensare che terminasse nei Mazzoni, in realtà non è così, è andato ben oltre Garigliano e ben oltre, diciamo, anche la Campania, ma addirittura a farsi una banca, cioè questo è stato, diciamo, il veramente, come diceva anche il collega, cioè è stato un veramente episodio storico di importanza fondamentale. Però io su una cosa, diciamo, voglio anche terminare, che fortunatamente noi oggi possiamo parlare di tutte queste verità, di tutte queste storie, perché la magistratura ha vinto, lo Stato ha vinto, assolutamente sì. E grazie, diciamo, a un'opera incessante, l'aiuto stesso dei collaboratori di giustizia, oggi delle indagini tecniche, di tutte le attività, si è riusciti, diciamo, a vincere. E se oggi noi possiamo dire tutto questo è perché è vero che la storia la scrivono i vincitori, e avendo vinto lo Stato, fortunatamente la storia si è potuta scrivere in questi tempi di qua e non in termini negativi. Grazie professore. Grazie mille. L'avvocato Cavaliere, vorremmo un intervento, aspettavamo perché prima si era prenotato. Nel frattempo, mentre l'avvocato arriva qui, prego avvocato, ti dà il microfono. Ma sono 3 metri nel frattempo, lei sta già qui. Io veramente stasera finirà male con Mario Di Michele. Stasera io veramente voglio, cioè, dove sono la tua scorta, io picchio posso, Di Michele, posso dire che mi sembra che sta anche in forma l'avvocato, quando poteva impiegarsi. Diamo il microfono direttamente all'avvocato, che è me. Diamo il microfono all'avvocato. Innanzitutto voglio ringraziare chi oggi mi ha dato la possibilità di intervenire qui, la dottor Giovanna Lucci, in merito alla presentazione del libro del mio carissimo amico Salvatore Minieri. Grazie a te. Io sono una giovane ragazza che è nata e cresciuta nel paese dove tutto ha avuto inizio, ovvero San Cipriano d'Aversa, e ritengo che è importante quello che oggi si prova a fare, ovvero trattare di un tema molto delicato, soprattutto se rapportato alle nostre realtà, ovvero il tema della legalità, o meglio del tema della lotta contro la camorra. Io anche, diciamo, grazie agli studi che ho intrapreso in questi anni, infatti sono un futuro avvocato, ritengo che nei comuni, cioè nei territori come i nostri, in particolare San Cipriano d'Aversa, credo che sia una Natale, è importante avere la consapevolezza di cosa sia la legalità e soprattutto, insomma, fare, combattere quei fenomeni che, come sappiamo tutti quanti noi, fatti di corruzione e infiltrazioni hanno danneggiato il senso di legalità, soprattutto dei cittadini che soprattutto noi di oggi, diciamo, decidiamo di vivere ancora qui. Infatti noi tutti, non solo noi giovani, ma tutti i bambini, penso che comunque non dobbiamo provare vergogna, soprattutto quando a chi lo chiede, cioè, rispondiamo: sono di San Cipriano d'Aversa, sono di Casavesena, sono di Casalti Vinci, perché purtroppo tendono ad etichettarci tutti come, cioè, sotto l'espressione carne casalese, ma noi tutti noi qui siamo, insomma, presenti, siamo persone per bene, umili, che ha fatto sempre tanti sacrifici nella vita, e quindi penso che sia importante e giusto, soprattutto per noi che stiamo ancora oggi qui, insomma, non essere classificati come cattivi, ma dal male che appunto in questi anni è stato qui, insomma, determinato, fermato. Ecco, il mio piccolo commento, insomma, al merito del libro, che reputo importantissimo e, come ci è stato detto, anche molto documentato. Grazie. Grazie all'avvocato che ci ha messo, ecco, 2 secondi per arrivare anche al ritorno. Io chiuderà ovviamente Salvatore Mieri. Salvatore, devo dire la verità, a me, chi mi conosce sa che sono molto ironico e autoironico, per timore di dimenticarlo alla fine ti faccio davvero i complimenti adesso. Grazie. Perché sono profondamente convinto innanzitutto della bontà
del tuo lavoro, ma soprattutto della onestà intellettuale e l'integrità morale, che sono le doti che ti hanno portato a fare il giornalista e lo scrittore, ottenendo risultati così, così importanti. Adesso, prima di far chiudere Salvatore Minieri, vorrei fare un ultimo velocissimo passaggio su, attagliandomi alla... Vedete, attagliando un Salvatore, non sa che cosa significa. Fatto il classico, è un intellettuale, no? Attagliando a quello che diceva il professore, professore Grasso, perché il professore Grasso, tra l'altro, no, non riprendendo sicuramente perché non avrei letto il mio fondo, il mio articolo che propalava la, la propalava notizia. Propalava ancora più difficile, propalava ancora più difficile. Propalava, ne abbiamo detto pure al bar con degli amici, propalava. Per Salvatore Minieri propalava è complicato. Propalava, no? Vabbè. Io volevo chiudere. No, è un passaggio che ti darà la possibilità di fare pure una considerazione importante. Sì. Il professore Grasso diceva l'antimafia ha sfrucciato, eccetera, eccetera. Però non diceva un'altra cosa, e diciamocela tutta. Il sindaco Marcello De Rosa, però, sul piano dell'amministrazione, della magistratura ordinaria, se non erro, ha un procedimento appeso. Ha un procedimento pendente per, tra cui le cui ipotesi di reato sono violenza privata, abuso, però mi vorrei soffermare sulla violenza privata. Semplice, sia chiaro, perché si è partiti da quella aggravata dal metodo mafioso, si è partito che De Rosa era mafioso e siamo arrivati dopo un ottimo lavoro. Guarda, io dico, più si indaga è meglio è. E meglio è perché è una garanzia per tutti noi. Individuare come ipotesi di violenza privata semplice o e poi piccole cose amministrative c'è un procedimento in atto, un'indagine. L'indagine è chiusa, c'è la possibilità di un possibile rinvio a giudizio del sindaco Marcello De Rosa. Io devo dire la verità, io mi auguro che sarà rinviato a giudizio. Grazie. Mi auguro che sarà, non la vogliamo. Mi auguro che sarà condannato per violenza privata, sì. Perché? Perché il sindaco Marcello De Rosa ha detto a un ex consigliere comunale, il cui padre fu arrestato per Camorra, è il caso di dimetterti. A parte le sue condizioni fisiche, che per fare violenza privata Marcello a un'altra persona la vedo un po', cioè è complicato, perché a chi può fare violenza? Cioè, la moglie lo picchia tutti i giorni, immaginiamo se può fare violenza a qualche altro. I cittadini applaudono perché è vero, signore. Salvatore mi offende, io dico sempre la verità. Il sindaco quindi dice, però per l'amor del cielo, è il primo non giustizialista del mondo, come non lo siamo nessuno di noi, però per opportunità politica il papà viene in qualche modo arrestato, poi assolto da quanto mi risulta, se non erro. Comunque c'era una vicenda per Camorra che riguardava il papà del consigliere comunale, il sindaco se non avesse chiesto le dimissioni io gli avrei tolto il saluto, perché era un atto doveroso, avrebbe commesso un atto, non mi interessa dell'indagine, qualcuno dice sarebbe stato indagato, il punto è che sotto il profilo politico e amministrativo il sindaco De Rosa o qualsiasi sindaco del mondo aveva il dovere di dire, beh, almeno per opportunità politica dovresti lasciarci lavorare più tranquillamente, ti fai da parte, poi avrai tutte le soddisfazioni del mondo, perché la giustizia prima o poi arriva e scrive la verità.
Io aggiungo, anche se non sono avvocato, che c'è però sempre la verità giudiziaria, che c'è la verità reale, e va bene, lasciamo stare. Però questa vicenda, dopo che lui sarà condannato, io dirò, mettiti questa medaglia al petto, mettiti questa condanna al petto, perché tu hai avuto dalla DDA di Napoli, che è una delle migliori direzioni distrettuali d'Italia antimafia, hai avuto il certificato antimafia a vita. Quindi il risultato politico, amministrativo e personale di Marcello De Rosa è quello di avere il certificato antimafia a vita. Adesso do la parola per te. Posso dire una cosa? E dipende da Salvatore. Loro parlano dei fatti loro. Io... No, io visto che mi avete tirato in ballo 4, 5, 6, 7, 10 volte. Allora, vabbè, finge che gli dà fastidio. Visto che mi avete tirato in ballo. Non è... finge che gli dà fastidio. Non è una mia dote la finzione. No, volevo dire solo una cosa per essere chiaro, perché poi andiamo oltre il libro, già eravamo andati oltre gli argomenti. Ti rubo solo due secondi, quando viene a due è finito. No, praticamente io, a prescindere da quello che è successo, certamente sono felicissimo dell'archiviazione, già ringraziato di dovere. E come hanno detto un po' tutti quanti, diciamo, lo Stato vince sempre. L'unica cosa che non mi è piaciuta, diciamo, nel senso che tu hai fatto un'affermazione, tu avevi paura negli anni passati di questa indagine. No, io onestamente non ho mai avuto paura di questa indagine, perché da come è partita e come è finita, io onestamente la vedevo, la vedevo come un miraggio, perché tra parentesi non sapevo nemmeno niente di questa cosa, l'ho saputo quando mi hanno notificato l'archiviazione, e onestamente leggendo le 600, 500, 600 pagine che hanno scritto sul mio conto in modo onesto, questo è da dire, mi è sembrato strano come, diciamo, giornalisti, associazioni, rappresentanti, alcuni giornalisti, scusate, erano così accaniti contro la mia persona e contro la mia amministrazione, che devo ringraziare, perché loro sia nel 2014 sia nel 2019 non hanno fatto mai un cedimento, hanno sempre, diciamo, spronato il sindaco a lavorare, e loro sono stati i primi pilastri della mia vittoria, questa vittoria che abbiamo ottenuto con la DDA. Quindi voglio dire, loro politicamente non hanno fatto un passo indietro nemmeno di un centimetro, neanche quando mi hanno dipinto come Torino. Detto questo, dico l'ultima cosa. Io mi suiciderò stasera per parlare con lo Dico spirito. L'ultima cosa. Non ne sentiremo la mancanza. No, dico l'ultima cosa. Ringrazio la senatrice che è qui a casa mia questa sera. Ne siamo onorati. Tutti voi che avete partecipato, amministrazione, assessori, consiglieri, vice sindaco, presidente del consiglio, cittadini, tutti, grazie veramente. E l'ultima cosa che voglio dire, però non voglio essere ripetito, onestamente. Io ci tenevo a dire questa cosa. Stiamo parlando di un libro fatto bene, che ripercuote un po' la storia, ripercuote la storia di questo clan dei Casalesi. Addirittura a me mi è venuta un'idea di far visitare i ragazzi delle scuole superiori, di come, diciamo, sono stati costruiti questi bunker e come vivevano questi pseudo-camorristi, diciamo, in un sottoterra a 4 metri dall'aria, voglio dire, in un modo veramente... Questo non Bardellino. No, questo non Bardellino, questo è della nuova generazione. Bardellino fa il contrario. Ma quello che mi auguro per il futuro, innanzitutto, che le nuove generazioni, compreso noi, compreso questa amministrazione e quelle che verranno, seguiranno degli esempi, diciamo, di legalità seri, e, diciamo, lavoreranno negli interessi dei cittadini. Però un appello ai giornalisti, ai giornali, alle associazioni:
lasciare liberi i cittadini di votare. Guarda, la democrazia è quella, il cittadino deve scegliere, deve sentirsi di votare chi ritiene opportuno, cioè non deve essere condizionato da nessuno, né dalle associazioni, né dalla amica. Ha fatto un danno. No, non è un danno. L'ero dimenticato, tu che hai detto, demenza... No, io vi sto per far demenza, del male. Demenza senile. Non mi metto più di parlare. Demenza senile, perché se no è un scopo. Credeva? Un appello a chi fa politica in questa zona. La politica si fa sulla base dei contenuti, delle capacità, delle competenze, della programmazione, degli studi, della conoscenza del territorio. Se si vuole fare il sindaco a Casapesina, a Casa dei Principi, a San Cipriano, a Canicattì, bisogna smettere di fare le battaglie non sul piano politico-amministrativo, ma di tentare di spazzare via gli avversari per via giudiziaria. Questa non è democrazia. E questo è religioso. Grazie. Tutto è tutto, tutto tuo, eh. Tutto mio, mi hanno detto alle 8 chiudi, sono le 8 meno 3 minuti. Possiamo andare allora, ragazzi? Verrò a farti la campagna elettorale contro. Grazie, abbiamo qualcuno contro. Abbiamo, faceva il professore e anche il dottor Arrucci, facevano accenno a un prete che è stato il primo martire dei casalesi. Attenzione, vi dico una cosa, io non voglio creare dicotomie tra Don Diana e un altro prete. Ma l'esposizione che abbiamo fatto di Don Diana, costante, continua, e dietro quell'immagine qualcuno ha costruito delle carriere, è terrificante da queste parti. Ci sono libri che escono ancora oggi su Don Diana. Uno l'ho letto qualche settimana fa, non faccio il nome per ovvie ragioni. Questo libro ripropone atti vecchi di 20 anni e stanno sempre a girare con questi libri su Don Diana. Don Diana è un martire dei casalesi e lasciamolo riposare così dov'è. Cerchiamo di rispettarlo seguendo il suo esempio, non usando quel brand, perché è diventato un logo Don Diana dalle nostre parti per fare carriera. Questo è il mio pensiero. Io quando vedo che c'è la suddondiana, un po' mi puzza all'inizio. E infatti trovo le stesse persone che dicono le stesse cose. 20 anni prima di Dondiana, De Michele, se tu non stai zitto nemmeno quando parlano gli altri, guardate, io non so, c'è un medico in sala, qualcuno. Vabbè, devo fingere di ascoltare. Per De Michele. C'era un prete 20 anni prima di Dondiana, che si chiamava Don Cesare Boschin. Bravo. Anzianissimo, aveva 87 anni ed era il prete di Borgomontello. Borgomontello era la prima discarica dei casalesi, ha detto giustamente il professore Grasso, la prima vera discarica dei casalesi, molto prima dell'ecologia 89 di Cicciotto e Mezzanotte di Francesco Bidognetti, molto prima, almeno un decennio prima. I casalesi vanno a Borgomontello, che a voi sembrerà un ridente paesino dell'Umbria, è vero? No, è Lazio, appena si entra nel Lazio. Riecco questo Lazio. Qua non facevano affari. Sapete perché? Perché loro non si sono mai sentiti casalesi. Non hanno fatto mai affari qui. E quando scelgono il loro manager, l'unico manager che ha gestito tutto il patrimonio dei Bardellino per 10 anni, tutto il patrimonio dei Bardellino, non lo scelgono tra di voi o tra di noi, io sono di Pignataro Maggiore, no, un altro bel paese, voglio dire, no, in quanto a Camorra non si è mai fatto mancare niente, non lo scelgono tra di voi, se lo vanno a prendere a Sessa Urunca. Quando Concetta Cavaliere diceva non dobbiamo vergognarci, no, non ci dobbiamo vergognare, perché noi non siamo mai stati mafiosi, loro lo avevano capito prima, il manager se lo vanno a scegliere a Sessa Urunca. Detto questo, Don Cesare Boschin, che non viene mai nominato da nessuno, ma io ci ho fatto un capitolo intero, perché? Don Cesare Boschin è il primo prete ucciso dalla mafia casalese.
c'era questa grande discarica, questa grande discarica di Borgo Montello, che è ancora lì, fa paura, è talmente satura che non cresce più niente per chilometri. Quando nasce questa discarica, nasce grazie a un accordo tra Democrazia Cristiana e Partito Socialista di Craxi. Rieccolo Craxi. Craxi era una cosa con Casalesi e San Cipriano. Nasce questa discarica e sapete che ci mette le mani subito sopra come grande manager? Carmine Schiavone. Quello che avete visto alle Iene, quello che avete visto dappertutto, che ci ha raccontato quanto lui si fosse pentito dopo aver avvelenato, ucciso, taglieggiato. C'è stata anche qualche giornalista, signora giornalista casertana, che ne ha fatto quasi un simbolo ecumenico di Carmine Schiavone. La chiami signora? No, non faccio nomi e nemmeno i cognomi, soprattutto perché una signora è solo un gentiluomo. Gli consentì, gli abbiamo consentito, scusami Mario, scusami in diretta. Scusami Mario, abbiamo consentito a Carmine Schiavone, solo noi a Caserta l'abbiamo reso un simbolo quasi taumaturgico. Meno male che c'è Carmine Schiavone. Io ho portato, volevo quasi portare dei lumini e dei fiori su Carmine Schiavone. Quando questa grande donna, che poi era tra i relatori di un libro della moglie di Vallanzasca, vabbè, qua ci perdiamo, due giornalisti casertani sono stati chiamati dalla moglie di Renato Vallanzasca. Ve lo ricordate? Voi ricordate un bandito Vallanzasca che uccideva carabinieri e poliziotti? Ve lo ricordate? La moglie di Vallanzasca, che è di Mondragone, pubblica un libro e in quel libro si parla male dei collaboratori di giustizia. Guardate che messaggio terrificante. Chi doveva presentarlo? Due giornalisti casertani. Uno di questi era quella persona che ha santificato Carmine Schiavone. Oddio, santificato no, ma lo ha esposto talmente tanto da farlo diventare un'icona del pentimento. Padre Pio! Questo è il livello della provincia di Caserta. E se sparano addosso a lui? Io credevo che nel 2008 fosse finito con me, quando mi spararono nel cancello. E invece continuo con te, hanno ripreso con te. Se succede questo, non è soltanto per le tue inchieste o perché c'è la camorra, è perché ci sono giornalisti che si comportano così male. Concludo, perché già vedo qualcuno che stasera si chiama Magnana Pizza, avete ragione ragazzi, pure io ho una fame terribile. Concludo dicendo, nessuno vi ha mai parlato di Don Cesare Boschini. È la prima volta che molti di voi sentono questo nome. Ed è il primo martire dei casalesi, perché in quella discarica di Borgo Montello chi diventa manager? Carmine Schiavone. San Carmine Schiavone, no? Quello beatificato e glorificato. Ma Don Cesare Boschini, uomo di 86 anni, quando inizia questa storia, riesce a formare un comitato di persone per bene come voi. Ah, ecco. E comincia a raccogliere tutti i dati sulla discarica. Più di un giornalista riesce a fare. Questo gruppo di persone per bene si riunisce ogni sera, mentre fuori c'è chi spara raffiche di pistolettate sulle macchine di questi membri del comitato. Loro vanno avanti, tipo Marito Michele, vanno avanti. Don Boschini aveva fatto, era stato addirittura amico di Giulio Andreotti. Quando decide di dire, guardate, io venerdì mattina vado a Roma e porto tutto questo dossier sulla discarica gestita dai casertani, allora non eravamo ancora casalesi, guardate la differenza. Don Boschini dice dai casertani, non c'era ancora il concetto casalese che nasce poi in quella discoteca fuori. Io venerdì mattina ho appuntamento con Giulio Andreotti. La notte prima, alle 2, due uomini incappucciati entrano, lo picchiano così selvaggiamente da fargli cadere la dentiera che lo soffoca e lo incaprettano a un lampadario, rimane appeso come un capretto al lampadario. Il primo martire della camorra. Aveva 88 anni quando muore ed era malato di tumore al polmone. Non hanno avuto pietà nemmeno di questo i casalesi. Di Don Cesare Boschini non ne ha mai scritto nessuno delle associazioni anticamorra. Noi dobbiamo parlare di Don Diana. E viva Don Diana tutta la vita, ma non ne facciamo un simbolo per le carriere. Mi assumo la responsabilità di quello che dico. Punto. Basta. Perché
dovreste leggere questo libro? Lo so, tu dici a poi l'acqua è fresca, sì, è come la neve. Perché dovreste leggere seriamente, perché dovreste leggere questo libro? Perché non parliamo soltanto, qualcuno potrebbe dire siamo anche stanchi di sentir parlare e di leggere dei casalesi. Guardate che io qui non ne parlo mai dei casalesi. Avete sentito qualcuno nominato il colonnello Anceschi? C'è un capitolo, sono due capitoli interi su Mussolini. Mussolini è stato il primo che ha provato a rimettere a posto un po' la situazione qui, in maniera finta e provvisoria, come tutte le cose del fascismo. E non lo dico per un fatto di visione politica, perché il fascismo era tutta una stupidata. Ogni provvedimento era finto. Sento, c'è il pensiero di Marcello De Rosa, dice tu con sta capa che tieni che somiglia a Mussolini, dici queste cose, sì. Quando devono mettere le cose a posto qui, questa è la storia che dobbiamo conoscere tutti, perché è troppo facile chiamarci casalesi e dire voi siete dei camorristi. Noi lottiamo da una vita contro il crimine, noi persone per bene, noi. Quando Mussolini mette piede qui, voi lo sapete la prima cosa che fa? Vi annienta. Non esiste più Casa Pesena, non esiste più Casale, non esiste più San Cipriano, si chiama tutto Albanova, l'annientamento. Nel discorso del bivacco in Parlamento, Mussolini ci definisce latrones, ladri e zingari. E manda qui un colonnello dei carabinieri, il colonnello Anceschi. Al colonnello Anceschi per tre volte, lui parcheggiava la macchina, una volta gliela fanno saltare, durante il fascismo. Una volta gli rubano i documenti dalla macchina, un'altra volta gli fanno trovare una testa di bufala dentro. Colonnello Anceschi fu costretto a venire qui, quando veniva qui, con una macchina attaccata ai fili della corrente. Quando scendeva dovevano attaccare la corrente in modo da folgorare chi si fosse avvicinato. Qui. Che ne sanno quelli che ci chiamano casalesi, che siamo tutti collusi, con che cosa abbiamo vissuto? Concludo. Chi è che parlava prima della banda della Magliana? Qualcuno ha detto qualcosa? Questo clan, il clan dei casalesi di Schiavone, di Bardellino in particolar modo, e il clan dei casalesi anche di Luigi Venosa, perché noi siamo nella casa di Luigi Venosa, il massacratore della famiglia Martina, l'uomo che ammazzò quattro persone a sangue freddo in 7 minuti, la mattina del 7 settembre 82, se non mi sbaglio, per futili motivi. La causa è per futili motivi. Ammazzò anche un ragazzo di 12 anni, Alfredo, figlio dei Martino. Per futili motivi. Quei corpi rimasero su quel fondo agricolo a marcire per un bel po', ore e ore intere. Noi siamo a casa di quel signore. Questa era casa sua. E questo è un passo avanti. Questa è una rivoluzione. Le rivoluzioni non esistono. Questo è un passo avanti. Quello che vi posso dire, perché leggere questo libro? Perché per la prima volta non si parla della camorra in questo libro, ma di tutto ciò che è successo intorno. Di tutto ciò che è successo intorno. E questi grandi casalesi che noi abbiamo visto come persone invincibili, inarrivabili, a un certo punto poi sono riusciti addirittura a farsi fregare dalla banda della Magliana. Questo succede sempre, sempre a Forno. Lì venivano fregati, qui diventavano sempre più potenti. Chiedetevi perché. Chiudo qui perché sono le 8 e siamo tutti, c'è anche la signora che ha fatto meno male, ce ne andiamo, non ce la facevo più, la signora col cappotto blu, quella bella signora col cappotto blu. Ringraziando tutti i relatori, Marcello De Rosa, il collega De Michele, tutti, il professore Gianni Lucci, tutti, l'assessore, il consigliere comunale, ringraziando tutti. La chiusura la fa il moderatore. Noi... Ringraziando tutti, tolgo per la prima volta, siccome ha detto facciamo la rivoluzione, di solito la chiusura la fa il moderatore, ma io per rivoluzione non gli passo non di più. Vi ringrazio. Non mi muovete. De Michele, vi ringrazio. Vediamo chi si alza. No, dicendovi che il libro giustamente è in vendita, o lì o qui. Io però vorrei passare la parola, se vuole fare un saluto, a Don Vittorio, mi dicono. Dov'è? Dice che è quello lì, Vittorio. Lei è Don Vittorio. Venga qui, Don Vittorio. Almeno un saluto giovanissimo, Don Vittorio, facciamo un applauso a Don Vittorio. Ah,
lui è diventato sindaco per lei parroco, lei ha comprato Pascià. Che bella sta cosa, quindi leggerò la storia. No, ma io non devo dire niente, cioè sono arrivato in ritardo, mi scuso, c'era un altro impegno. Un impegno ecumenico, giustamente, ecclesiale. No, non mi serve troppo. Un quindi, saluto almeno, solo perché... dire, sono arrivato un quarto d'ora fa. Non so cosa abbiate detto prima. No, ha parlato lui niente di... Okay. L'ho chiamato stamattina, l'ha visto da chiamare. Tranquillo. Sono contento di aver ascoltato cose che... Salvatore. C'è scritto sul libro. di solito sono... In questi 20 minuti sono contento di aver ascoltato cose che forse qualche anno fa si aveva paura di dire. È vero. Questo sono contento. Grazie. Senza disprezzare. Grazie. È facile parlare quando i problemi sono stati risolti da un altro e sì. Dire ma forse si poteva fare diversamente, non bisogna mai incorrere cadere in questo errore, no? Cioè è facile essere geniali quando un altro ti ha già risolto il problema, però diventare maturi e cominciare a guardare con rispetto ma anche un senso critico al proprio passato è un passo, un grande passo avanti. Grazie Don Vittorio. Non ho risposto al casino di questi giorni. Casino si può dire, è peccato, mi devo venire a confessare. Allora chiudiamo davvero. Stasera spesso, e Salvatore lo sa, quando si presentano i libri di solito sono serate, come si dice, abbiamo messo una serata. Invece stasera ce ne andiamo a casa un po' tutti più ricchi, non della ricchezza che facevano e che fanno i casalesi, ma più ricchi di spirito. Questo grazie a Salvatore e a tutti gli intervenuti. Volevo fare solo una riflessione per chiudere su quello che diceva l'autore. Non sono d'accordo. Qua stasera, da veramente da anni, è stata fatta in questo luogo, in altri beni confiscati, perché noi ci conosciamo con Gianni Allucci da 25 anni e io ho visto all'inizio che c'era e adesso che c'è un po'. Grazie a persone come l'amministrazione comunale di Casa di Sinna, quelle nuove, quella nuova per ultima e ultima. Grazie ai cittadini per bene, maggioranza di Casa di Sinna. Grazie alle persone della società civile vera, grazie alle associazioni veramente che si sono impegnate, grazie a, voglio dire, no a Gloria Nascita, va bene? Voglio dire Emma Fedele e Gianni Allucci, ok? Grazie a queste persone si è fatta una rivoluzione senza spargimento di sangue, a differenza di quello che avveniva prima. E serate come queste le faremo a migliaia. Sì, però perché, senza di lui ovviamente. Perché la mia vicenda dimostra, io ci scherzo su. Sì. Ci scherzo su. E siamo in due. Eppure. Però la mia vicenda dice questo. Nonostante tutto, intimidazioni, problemi, non dovrebbero accadere parole retoriche, va bene. Lo Stato che siamo noi vince sempre. Grazie sempre.